E devi essere sentiamo, tranquillo, sentiamo che io ti do il numero e te vinci. Vai, me le giochi all'otto anche. Prova, prova. Allora, mister Bigica, chiamiamo questa razione di numeri degli ottavi la regola del 2. Tu ti eri raccomandato che volevi i tuoi gol subiti che rimanessero a 353, ne prendi altri due ma vinci 3-2 e la svanghi anche questa volta. Rimangono tre vittorie dell'Empoli, un pareggio 0-0 con vittoria ai nostri calci di rigore. Arriva la prima vittoria con l'Empoli storica per 3-2 negli incontri del Viareggio. Sono 360 giocate tonde tonde, 221 le vittorie, 92 perse, 77 pareggiate. Sali a 624 segnati, purtroppo 355 è il ratio dei tuoi subiti. Arriva la 38esima vittoria negli ottavi storica a Viareggio. Chiudo con l'ultimo, che è il quarto 3-2 all time della storia viareggina. Allora, altri due gol, questo è il dato incontrovertibile. Però, ancora una volta, stavolta rimontate, gestite, è stata dura. L'Empoli dimostra di essere, diciamo, la vostra bestia nera all'interno del Viareggio, solamente Viareggio. Ma se fosse stata una bestia nera avremmo perso. Ma sì, oggi l'abbiamo svangata, però rimane il ratio negativo nella va storia. Bene, va bene. Okay, comunque, va bene, detto questo, noi abbiamo ancora ripreso due gol. A mio avviso il secondo gol, quindi quello sul rigore, è stato un po' generoso, ma tralasciando l'operato dell'arbitro, che a mio avviso è stato buono, devo dire che cercheremo dalla prossima partita di cercare di fare un pochino più attenzione in fase difensiva, perché non possiamo sempre fare un gol in più rispetto agli avversari. Ci invitiamo, se la svanghi ti invitiamo a cena noi, se ne prendi altri due ci inviti tutti a cena te, come faceva Corvino nei bei tempi. Il direttore c'ha un contratto diverso da me. Se c'è un contratto direttore ve lo offrirei volentieri. Comunque, detto questo, voglio sottolineare però la grandissima prova di carattere dei miei ragazzi in un campo insomma al limite, se vogliamo, in alcune zone di campo della praticabilità, un vento che falsava le traiettorie. La squadra non si è mai persa d'animo, ha dimostrato questa crescita e questa capacità di stare mentalmente in partita per tutta la durata della gara, e di conseguenza vi devo fare i complimenti, perché sinceramente mi hanno dato delle emozioni importanti in una giornata che per me era già ricca di emozioni, perché insomma rivedere 2 anni della mia vita negli avversari, nei ragazzi che ho avuto, perché la maggior parte di loro li ho allenati, non è stato facile per me la vigilia di questa partita. L'ingresso di Meli, mister, ha cambiato la partita? Ma sì, Marco è entrato bene, sta facendo meglio quando entra che quando lo schiero dall'inizio, ma cioè, questo non significa che lo metterò sempre a partita in corso. Ecco, i dati del Viareggio dicono questo, che quando è entrato ha sempre fatto molto bene. Ragazzo, gol di Meli a Meli. Questo lo mettiamo anche nei 3-2, gol di Meli a Meli. E diciamo che tutti hanno fatto, a mio avviso, una buona prestazione. E le partite poi sono fatte di episodi, Gori ha tirato fuori dal cilindro questo Eurogol, diciamo che ci ha dato poi quella linfa vitale per andare a ribaltare il risultato, e alla fine un po' di sofferenza su qualche calcio, però le partite sono queste, e quindi quando parlo di emozioni parlo anche di queste situazioni di gioco che sono state belle cariche di pathos. Mister, vi proietto già ai quarti, conoscete bene il Sassuolo, che squadra è, l'avete già battuta in campionato, cambia qualcosa rispetto ad affrontarla in una gara di regular season rispetto a un turno secco come questo? No, il Sassuolo ha una buona squadra, una squadra che ha qualità e che si sta risollevando nel campionato di Primavera 1. E noi l'abbiamo battuta al ritorno dalle vacanze nella prima giornata di gennaio, diciamo, che sarebbe l'ultima d'andata, facendo a mio avviso anche un'ottima prestazione. Ha dei giocatori di valore, dei giocatori importanti, però insomma noi arriviamo secondo me
con un momento psicofisico buono, ce la andiamo a giocare, vediamo con questa consapevolezza dei nostri mezzi che ora i ragazzi mi sembrano che abbiano raggiunto. Mister, Sottil sembra davvero un giocatore di alta categoria, è pronto per un'eventuale prima squadra, sarà lui il nuovo Chiesa? No ragazzi, non corriamo, nel senso che Sottil sicuramente è un buon giocatore, è un giocatore però ancora altalenante nei 90 minuti, ecco, per diventare il nuovo Chiesa deve lavorare, ma può essere ha tutti i mezzi per essere sulla strada di Federico, però insomma non carichiamolo troppo di responsabilità, facciamoli vivere questo campionato che sicuramente sarà un campionato di crescita per lui come per tutti gli altri ragazzi, in modo tranquillo, nel modo giusto, e è un calciatore che quando si sente bene fisicamente, quando mentalmente è a posto, ha dimostrato insomma che può spostare gli equilibri di una gara. Ultima ragazzi, lancio un messaggio: dove vuoi andare a giocare i quarti, viste le due ultime esibizioni su questo terreno, dove peraltro hai vinto due partite ma avete faticato troppo rispetto a trovare un altro prato, un altro terreno? Ma non so quali sono i campi dei quarti, non li ricordo. Viareggio, La Spezia, l'Aldrello, Altofascio. L'Aldrello no, ma Altofascio, fai una domanda, credo che siano tre sintetici e uno normale. Altofascio col Sassuolo potrebbe essere una rivincita proprio bella, bravo, perfetta. Bravo, perfetto. Non lo so, vediamo noi dove ci portano. Secondo me, anche se la giochiamo in passeggiata sul lungomare, è una bella partita. È una partita che sono convinto faremo molto bene. Grazie, grazie mille. Grazie. Ci vediamo bene.